Quanto la natalità e la fertilità, oltre ad essere un tema politicamente incorretto, dipendono non da una scelta consapevole, bensì dall'evoluzione della società? Questo è uno dei punti che abbiamo affrontato, poi ce n'erano tanti, quindi questo è un aspetto, però sicuramente i fattori ambientali hanno un ruolo. Oggi la scienza ci permette di dire che la fertilità è influenzata da una serie di fattori come, per esempio, l'obesità. È stato dimostrato che donne obese hanno una fertilità inferiore rispetto alle donne non obese, oppure nei maschi l'inquinamento ambientale ha un ruolo importante nella spermatogenesi e quindi nella fertilità maschile. E così come questi, che sono i due punti in particolare che sono emersi oggi, ci sono tanti altri fattori che possono incidere. Penso alle esperienze negative vissute nell'infanzia, che una volta non venivano considerate, quanto possano influire con delle modificazioni sia di tipo biochimico, sia di tipo organico che influiscono poi sulla fertilità. Ci sono però, la scienza allo stesso tempo dà anche delle soluzioni diverse, no? Per riuscire ad arginare questi problemi. Quali sono le tecniche più attuali per migliorare la fertilità, che non è solo un problema della donna, ma anche dell'uomo? Certo, tecniche mediche e tecniche un po' più diciamo invasive ce ne sono tante e si stanno man mano diciamo specializzando. L'unica cosa è che chiaramente non abbiamo alcuna certezza, cioè penso alla procreazione medicalmente assistita, penso ad altre tecniche, però le chance di permettere a una donna di avere un figlio non sono chance altissime, nonostante queste tecniche. Quindi io lavorerei più sulla prevenzione di possibili fattori che possano influire negativamente sulla fertilità, più che pensare alle tecniche. E poi facendo formazione e cultura su questi aspetti che ancora oggi hanno bisogno di essere approfonditi.